Dio prima creò. Approccio al sacro è proprio il Rilke, nel senso che Rilke, quando ha scritto questo testo, L'istoria del buon Dio, alla fine del Novecento, per nati per il Natale del Novecento, ha scritto un testo sacro, non solo perché parla di Dio, ma perché parla del rapporto tra Dio e l'uomo, anche delle incomprensioni tra Dio e l'uomo, anche della non conoscenza l'uno dell'altro e del tentativo dell'uomo di riscoprire Dio, per esempio nell'arte, non solo in se stesso. Infatti c'è per esempio un capitolo che noi non rappresentiamo, però è interessante in questo senso, il rapporto tra Dio e Michelangelo, Dio che vede Michelangelo e dice: ma tu come fai a far uscire dalla pietra questa cosa meravigliosa? E Michelangelo che gli risponde: io guardo te. Le domande non finiscono mai. Buonasera, sono Clara, ufficio domande rimaste senza risposta. In che cosa posso essere utile? Un momento, per favore. Il buon Dio parla cinese. L'artista lavorò giorno e notte a vederlo così intento nella sua opera. Al buon Dio riaffiorarono vecchi ricordi. Ah, se non fosse stato così in collera con le sue mani, anche lui si sarebbe messo all'opera. Quando giunse il giorno in cui la statua chiamata la Verità doveva essere esposta nella piazza in mezzo al parco, mai nuda! Ma che venga almeno in parte vestita! Chiamate subito le autorità! È uno scandalo! Che venga immediatamente coperta! Protestarono professori, consiglieri e altri illustri personaggi della città. Il buon Dio non riusciva a capirne il motivo. Il sacro è la spiritualità che c'è in ognuno di noi da riscoprire. Anche un rapporto, il sacro è un rapporto con la terra, con la natura, con la parte più intima di se stessi. Il sacro è anche il rapporto con la famiglia, il rapporto con gli altri esseri umani. E questa sacralità l'abbiamo voluta far uscire anche rispetto ad una anche gli elementi che usiamo in scena, che arricchendoli di un carattere simbolico.